Buongiorno a tutti, ci troviamo ancora una volta a Solignano. Siamo qui con il gruppo di protezione civile che oggi verrà fatto una donazione anche di mascherine all'assistenza pubblica di Solignano. Queste mascherine sono state donate, mi diceva Claudio, che è il coordinatore della protezione civile. Da chi sono state donate, Claudio? Eh, queste mascherine sono state donate nel eh, 2005 la prima tranche e 2005 la seconda dalla, dalla famiglia Piroli che abita qua a Solignano di cui 450 sono state destinate al Comune di Valmozzola perché è la famiglia originaria del Comune di Valmozzola e un centinaio è andato al dottore qua di Solignano perché ne aveva bisogno. E quindi abbiamo pensato, visto che da lunedì speriamo che aprono l'assistenza pubblica qui a Solignano per gli ordinari, di, di, di donare 150 mascherine ai volontari che faranno i servizi da lunedì qui nella, nella, nostra, nella sede della pubblica. Eh, voglio anche ringraziare la Parma Spray che è una ditta di Varano, che non è nel nostro territorio, che ci ha voluto donare 500 mascherine, sempre chirurgiche, per, da distribuire alla popolazione. Bene, queste mascherine voi, eh, come quelle precedenti, avete pensato eh, consegnate personalmente voi dell'assistenza della protezione civile? Sì, le abbiamo consegnate, questa qui è la quarta quarto giro che facciamo e le consegniamo porta a porta, quindi le consegniamo a tutte, una mascherina per ogni abitante del comune di Solignano e fino ad esaurimento. Insomma. Ecco, questa è l'ultima fase che facciamo, anche perché poi eh, ci è arrivata l'ordinanza che dal 31 maggio tutte le attività, i cocchi in teoria dovrebbero poi chiudere. Noi adesso penseremo col sindaco di tenerla aperta ancora una decina, 15 giorni perché abbiamo appunto queste consegne da fare e abbiamo anche dei pacchi alimentari da, da consegnare. Sì, perché voi come Protezione Civile, oltre alle mascherine, avete anche consegnato pacchi alimentari, avete aiutato la popolazione, soprattutto anziana, che non poteva muoversi? Sì, eh, nei primi periodi abbiamo soprattutto consegnato a chi, eh, quando c'era poi proprio il divieto assoluto di girare, parecchie spese alimentari a casa, abbiamo consegnato ehm, farmaci e, e più anche i consegne delle mascherine e inoltre eh, da maggio, no, aprile è stato riattivato il banco alimentare quindi abbiamo consegnato anche dei pacchi alimentari alle persone che ne hanno bisogno. Quindi continueranno queste consegne di pacchi alimentari? I pacchi alimentari eh, sì, continueranno mese per mese come è eh, successo prima del, del fermo del coronavirus. Quindi ogni mese i pacchi alimentari saranno poi distribuiti. Non so se li distribuiremo ancora noi, comunque li distribuiranno altri volontari, ecco. perché noi dopo dal 15 di giugno cominceremo poi con l'attività antincendio boschivo. Allora abbiamo il sindaco Lorenzo Bonazzi, sindaco di Solignano, che ancora una volta partecipa a questi ringraziamenti doverosi a questa famiglia e a tutte le altre persone che hanno donato qualcosa per la popolazione di Solignano. Ha sicuramente fatto un ringraziamento importante a tutti, ma io parto sì, dalle persone che hanno voluto affiancarci con le donazioni delle mascherine, eh, sono 5.000 mascherine che ha donato la, la famiglia Piroli, alcuni privati, e la Laterlite stessa ha voluto partecipare non sulle mascherine ma per quanto riguardava l'istruzione per i nostri ragazzi, i nostri giovani e ha donato 25 tablet eh, in un contesto di quelle scelte nelle famiglie dove magari qualche difficoltà in più generata dal Covid. Ecco. Già è un periodo complesso. Ecco, ma un ringraziamento importante, grande, veramente con tutto il cuore che il mio cuore in questo momento parla a nome di tutto il, il comune, di tutti gli amministratori e di tutti anche i cittadini, vai volontari, ai volontari della protezione civile che si sono resi disponibili in questi tre mesi e devo dire, speriamo non ci sia bisogno di andare avanti oltre. ma alcune cose sono ancora da finire e che si fermi qua. Però intanto questi tre mesi li hanno fatti con una grande disponibilità, andando casa per casa a consegnare personalmente le mascherine, hanno consegnato i tablet, sono, hanno lavorato per poter portare a casa la spesa eh, quando c'erano le persone in quarantena che non potevano da sole andare a prendere i materiali di prima necessità sempre disponibili, poi hanno contribuito assieme al Comune, abbiamo organizzato e suddiviso quelli che sono stati i soldi per la spesa che lo Stato ha girato ai singoli comuni, a noi sono stati dati 9200 euro, circa 9.200 euro, che sono, si sono trasformati in 38 domande accolte, eh, su una cinquantina effettuate, e sono risorse che sono state date a chi ha avuto problemi causati dall'emergenza Covid. E grazie alla, alla volontà della Protezione Civile, solo grazie a loro, che siamo riusciti. Ad organizzare questa cosa e portarla a termine, anzi, stiamo finendo ancora ad oggi di distribuire sia le mascherine, faremo un altro giro in questi, nella prossima settimana, eh, e anche poi un po ancora delle risorse in termini economici per, come la, per la spesa. Ecco questo. Um, va oltre a quello che è la, il semplice vero, eh, volontà, volontariato e la, la semplice volontà di dire e di dare una disponibilità. Perché essere tre mesi così, sempre, costantemente, è, è, veramente, è stato difficile per tutti, è difficile per tutti, ma in particolar modo con la massima attenzione per i volontari, perché andavano casa per casa, con il rischio anche di... Speriamo di no, e mai però, di prendere il Covid. Ecco, questo è un pensiero, lo devo fare anche alla, ai nostri volontari della Croce Verde Fornovese eh, di Staccamento di Solignano. Che mh, dalla prossima settimana poi sentiremo anche il presidente che ci spiegherà. Come riapriranno perché il distaccamento è rimasto chiuso per tutto il tempo per eh, maggiore sicurezza. Ecco, e, mh, è importante che riapra, che così anche sul territorio di Solignano e in, dintorni avremo il servizio, azio, in, eh, il servizio attivo e, e cercheremo di. Mh, Portare ancora sempre più assistenza. Perciò un ringraziamento va anche ai volontari della, della Croce Verde che anche loro sono sempre stati sul pezzo, sempre stati attenti, sempre stati disponibili nel, nei confronti di tutta la popolazione. Logicamente parliamo di Solignano, ma poi eh, è il Croce Verde Fornovese e di tutto il territorio in cui opera la Croce Verde. Abbiamo la presidentessa eh, della Croce Verde Fornovese, Francesca. Bagni, che adesso ci spiega un pochino la loro attività nel periodo del Covid. E come mai qui a Solignano è stato chiuso eh, l'assistenza pubblica? Allora questi mesi sono stati molto impegnativi, è eh, inutile nasconderlo, soprattutto per quanto riguarda eh, la nostra attività specifica, quindi attività sanitaria, attività di emergenza. Eh, fin da subito come associazione, ma questo anche tutte le consorelle della provincia, questo tengo a precisarle e a ringraziarle innanzitutto per il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. Eh, ci siamo occupati ovviamente del, del soccorso ai malati ai sospetti covid eh, implementando sempre di più il nostro servizio anche a livello provinciale dopodiché ci siamo occupati anche de, di tutto quello che riguardava i trasferimenti dei malati covid da un reparto ad un altro eh, questo ha comportato ovviamente un impiego di forze molto importante eh, sia per noi che per tutte le consorelle appunto e, mh, ci siamo fermati, c'è stato un piccolo eh, diciamo incidente di percorso, ora siamo assolutamente intenzionati a riaprire, siamo intenzionati a riaprire gradualmente, riap ripartiremo con quella che è l'attività ordinaria, quindi assistenza alla popolazione ehm, per quanto riguarda dialisi, servizi ordinari, eccetera, eccetera, con l'emergenza, faremo una cosa appunto graduale. Eh, perché è importantissima la, la formazione e l'informazione dei volontari prima di eh, arrivare sul, sul territorio in una situazione di emergenza, in una situazione così delicata come quella di, di oggi? Perché fino a qualche settimana fa si sapeva che mh, si andava a intervenire su servizi comunque pericolosi sotto il punto di vista infettivo. Oggi quello che deve farci mh, alzare la guardia sono eh, le persone asintomatiche, comunque che sono sembrerebbe parecchie, ehm, questo non significa che noi dobbiamo stare meno attenti, anzi, continuiamo a proteggerci con eh, le solite precauzioni anche per i servizi che magari non vengono diciamo battezzati come sospetti infettivi, ma anche semplicemente il servizio traumatico noi dobbiamo sempre avere. Il sospetto che ci sia qualcosina di più e quindi ci teniamo a proteggere ovviamente tutti i nostri volontari, anche in questa tipologia di servizi. Ecco. Allora, adesso eh, i ragazzi della protezione civile vi hanno donato delle mascherine. Quindi eh, vedo che uno dei militi ce le ha, lascio a lei il microfono se vuole ringraziare. Certo, ovviamente. Ehm, allora, fortunatamente ecco, ricominciamo a vederci dopo un po' di tempo dove questo non è stato possibile. Eh, noi apprezziamo tantissimo il, il gesto del dono delle mascherine perché penso vada interpretato come un segno di, un, di, un, di una realtà che vuole ripartire sotto vari punti di vista e proprio questa sempre collaborazione tra le varie forze in gioco eh, sta dando i suoi frutti e, e veramente vediamo quanto tutti i volontari sono vicini alla nostra realtà e innanzitutto non posso che ringraziare appunto per questo gesto perché ci consente di ripartire, però con tranquillità, ecco, sapendo di adottare tutte le, le precauzioni del, del caso. Eh, approfitto anche per ringraziare perché nel frattempo ehm, anche. Altre donazioni non si sono mai fermate, diciamo, in questo periodo di emergenza COVID. Eh, era partita tempo fa una raccolta fondi per quanto riguardava l'acquisto di una nuova ambulanza per la sede di Solignano. Io posso dire che queste donazioni sono andate avanti durante questa, questa emergenza. Le persone hanno continuato a rispondere e ehm, ci tengo particolarmente a ringraziare anche perché negli ultimi giorni, appunto, è stata fatta un'importante donazione da parte. Della Pentaro Foundation, ehm, anche grazie all'amministrazione comunale che eh, è riuscita a far arrivare comunque una parte di fondi anche all'associazione, di modo da poter appunto acquistare, eh, contribuire all'acquisto di questa di quest ambulanza che sarà veramente eh, un, un ulteriore segnale di ripartenza perché è quello che vogliamo fare. Ecco. Grazie. Eh, adesso le faccio una domanda molto personale. La sua esperienza da sindaco per il Covid? Beh, allora, grazie a Dio. Io eh, personalmente non ho, eh, non ho avuto il, il dispiacere di provarlo, almeno per ora diciamo fino a ieri, Pascala Manzia. Sicuramente è stato mai e poi mai mi sarei aspettato di mh, trovarmi in una situazione del genere. E noi abbiamo continuato a lavorare anche se con il comune uff, diciamo, chiuso come accesso al pubblico regolarmente come era prima, ma sempre disponibili i tecnici e tutti i nostri dipendenti alle telefonate e anche agli appuntamenti. E sicuramente sono esperienze che avrei preferito non provare. Anche perché io non amo tantissimo andare sui social e dire quello che si fa, ma noi qui, e lo vediamo con i ragazzi che ci sono qua intorno a me, eh, abbiamo lavorato, non dico in silenzio, perché un po' di motivazioni, di, 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 di spiegazioni di quello che si fa, eh, l'abbiamo fatto e l'abbiamo anche. Pubblicizzato, però sicuramente è stata un'esperienza, anzi mi viene da parlare al passato, ma speriamo che sia di poter parlare davvero al passato perché eh, temiamo tutti questa ripresa eventuale da lunedì quando riapriranno da, dal 3 quando riapriranno le regioni, la possibilità di muoversi in tutta in tutt Italia da regione a regione e soprattutto in ottobre. E, mh, voglio essere positivo, questo sicuramente sotto l'aspetto della speranza che non ci sia un'ulteriore ondata né adesso né anche in ottobre, però bisogna mh, assolutamente stare attenti ed è difficile perché i rapporti personali in ogni modo sono stati, oserei dire, distrutti, almeno per noi italiani che siamo abituati, eh, io ma tutti noi siamo abituati ad avere... Un atteggiamento, abbracci, ci diamo la mano, tutti gli atteggiamenti che normalmente siamo abituati, abbiamo sempre svolto e fatto. Ecco, questo è stato in questo momento distrutto. Poi ci sono tutte le attività. Ecco, allora, come sindaco che deve guardare al volontariato, a tutti i cittadini e deve guardare anche le attività, forse qua in provincia di Parma, il comune di Solignano, ha una realtà che probabilmente. Mh, Potremmo sentirla poco, speriamo incrociando le dita, perché ci sono aziende che continuano a lavorare e hanno continuato a lavorare con la massima attenzione sia per i dipendenti che per il territorio, per tutti. Certo che l'Italia era già in, fortemente in difficoltà, questa è un'ulteriore bastonata e speriamo che ci possa essere la ripresa. Ci, speriamo che ci possa essere un po' di ehm, capacità imprenditoriale anche da parte di chi ci amministra oltre al sindaco a livello regionale, a livello nazionale: capacità imprenditoriale di guardare avanti, di programmare. La mia, eh, dire, la mia, il mio dire che speriamo che ci sia capacità imprenditoriale non vuol dire che non non c'è e non c'è stata vuol dire che ce ne vuole di più ce ne vuole ancora di più con la massima attenzione si sta lavorando tutti assieme e poi dopo politicamente parlando va bene allora faremo altre riflessioni questo non, non è eh, adesso il momento ecco non è il caso